Ieri e oggi di Vittorio i diritti di sempre, questo è il titolo del percorso iniziato giovedì scorso a Cirignola in zona industriale con un convegno che ha dato il là al recupero del murale di Giuseppe Di Vittorio e che si concluderà il prossimo 3 novembre con la restituzione dello stesso. Oltre a Ettore De Concilis, l'autore di quel murale, erano presenti le autorità locali. De Concilis sta lavorando alacremente per far riportare alla luce ciò che ha segnato la storia della città ufantina nel ricordo delle patrie dei lavoratori. Il vice sindaco locale Pezzano ha messo in evidenza che è fondamentale restituire alla città ciò che venne costruito con tanta partecipazione e finalmente l'opera riavrà il suo lustro. Stiamo lavorando in sinergia con l'assessorato alla cultura ed ai lavori pubblici. Quello avviato è un grande cantiere aperto a chiunque voglia dare il proprio contributo, non ultimo il mondo scolastico e del terzo settore che coinvolgeremo a partire da settembre. Mimmo Siena, Speciale News.